Il giornalismo ebleo in lutto per l'improvvisa scomparsa questa mattina di Giorgio Buscema, 74 anni, storico corrispondente della Sicilia Modica, punto di riferimento per diverse generazioni di giornalisti. Buscema era stato ricoverato al civile di Ragusa 10 giorni fa per un tumore. L'insegnante elementare ormai in pensione, Buscema aveva raccontato non solo la cronaca quotidiana della città della Contea per oltre 50 anni, ma con libri e pubblicazioni anche le sue tradizioni locali e culturali. Buscema aveva iniziato la sua attività giornalistica da giovane, seguendone tutte le evoluzioni tecnologiche nel corso degli anni. Fondatore nel 1975 insieme ad altri colleghi di Radio M1, storica emittente radiofonica del territorio, Buscema rappresentava insieme ad Arnaldo Belgiorno e Gianni Contino un punto di riferimento per l'informazione modicana dall'Osservatorio della Sicilia, in cui spaziava dalla cronaca allo sport, dall'attualità alla cultura. Impegnato in ambito sociale e culturale, era stato protagonista e animatore principale delle più importanti associazioni di settore, con spirito di servizio e umiltà riconosciuta da colleghi e amici, come nel corso dell'esperienza del Museo Etnografico Serafino Amabile Guastella. Storico il racconto delle vicissitudini sportive del Modica Calcio, seguito dalla prima categoria, la C2. Numerosi messaggi di cordoglio del mondo politico, istituzionale e giornalistico per Buscema, che lascia la moglie e il figlio. I funerali saranno celebrati domani alle 16:30 nel santuario della Madonna delle Grazie a Modica.